Consiglio Comunale anche un'agguerrita rappresentanza di separatisti guidata dall'ex candidato sindaco Gianangelo Bellati. Io sono abituato la lei a vincere, venga come me. La lei a vedere insieme la Rai, a Luigi Pugnaro e Gianangelo Bellati non ci andranno più. Gli abbracci e i sorrisi della scorsa estate hanno lasciato il posto a un rude scambio di vedute. Sei uno sfigato, aveva detto il sindaco al suo ex alleato. Non sei tu il cambiamento che serviva alla città, risponde Bellati, sventolando l'accordo datato 5 giugno 2015. Deve essere ricercata la celebrazione del referendum per la creazione dei comuni di Venezia e di Mestre, recita il documento. La firma in calce è quella di Brugnaro. In un ambiente anche come quello qui di Venezia, una città che ha sempre privilegiato la democrazia nella storia, che era una repubblica quando per secoli avevamo monarchie e imperi intorno a noi, e io ho detto, beh, sicuramente il Consiglio Comunale, che rappresenta questa città di libertà, non potrà dire di no ad indire un referendum, quindi che cosa vuol dire questo? Sentire la voce dei cittadini. Meno serafico Marco Sitran del Comitato per l'Autonomia di Venezia, che è pronto a denunciare il sindaco in procura per abuso d'ufficio. Il sindaco non può arrogarsi competenze del Consiglio Comunale. La Regione aveva chiesto un parere al Consiglio Comunale che non ha avuto occasione di poterne discutere, perché per 2 mesi e mezzo il sindaco ha tenuto in tasca la richiesta di parere, quindi è un'indebita appropriazione di competenze che non gli spettano. Mentre il leader del comitato mestrino, Stefano Chiaromanni, se la prende con chi tra i banchi del Consiglio ha cambiato idea sulla separazione accusandolo di opportunismo. La Regione ci ha garantito che nonostante il parere di oggi si andrà avanti e noi siamo quindi sicuri e sereni. Meno sereno deve essere chi ha costruito magari la propria carriera politica promettendo l'autonomia e adesso vota in modo differente. Sicuramente questa è una questione di dignità, di coerenza, ma noi andiamo avanti comunque. A volte quando si ama è necessario fare scelte difficili, chiosa un poetico Matteo Secchi, è la più grande lezione che ho imparato dai miei genitori. Quando erano uniti facevano sempre cagnara, da quando si sono separati io sono rimasto suo figlio e vanno d'accordissimo, chissà perché. E voi come la pensate su questa